continui colpi di scena con le due squadre, il Milan è in tenuta bianca, a darsi battaglia senza respiro. Ventesimo minuto, per questo fallo di Zignoli su Pulici lanciato in area, Angonese concede il calcio di rigore. Finta di Pulici, Vecchi da un lato e la palla in rete dalla parte opposta. Passano due minuti ed è ancora gol, da Pulici a Bui che stavolta non sbaglia. Torino 2, Milan 0. Se lei in questo momento, a pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, dovesse rivolgere un desiderio, quasi una preghiera, cosa penserebbe? No, una preghiera che potrei fare di restare i risultati come sono adesso. Al quarto il Milan segna, scende Turone e centra, Castellini sta per bloccare ma Zecchini gli leva la palla dalle mani, guizzo di Chiarugi e rete. Al 36esimo il pareggio, avanza Schnellinger e centra, Castellini ribatte, Rosato tira con forza, il portiere respinge come può e Sabadini da due passi in sacca, 2-2. La partita finisce così e stavolta sono i vessilli rossoneri a sventolare festosi.